Negli scorsi episodi vi ho mostrato la stanza che avevo individuato per costruire il covo segreto. Una stanza dismessa, abbandonata al suo destino. E tutt'oggi, ripensando a quel luogo buio e polveroso, c'è solo una cosa che penso. Che schifo. Così, dopo avergli dato una bella ripulita, ho iniziato a fare un progetto al computer, aspettando i preventivi per i materiali e la manodopera. Quando iniziamo? Dopo aver valutato attentamente, la soluzione era chiara. Blog è mio, il canale è mio, farò io i lavori. E quindi con zero esperienza nel campo edilizio e con attrezzatura discutibile, inizio i lavori. C'erano buchi da ripera e buchi da fare. Dopo settimane passate a lavorare di sciabola, potevo finalmente andare di fioretto. Falsa! E sono così passato alla verniciatura della stanza. Ma la difficoltà principale era ricoprire il soffitto, che continuava a tenermi in testa. Oddio! Dopo un po' di tentativi falliti ho capito come funzionava. Ho montato le canaline, installato le prime luci. La stanza aveva cambiato del tutto aspetto e vi avevo promesso che sarebbe stato solamente l'inizio. Benvenuti nella parte finale del cubo segreto. Eccomi qui, in questo momento sto andando a fare una partita di calcetto. Ma questo non è importante, perché io mi trovo qui. Perché qui, in questo posto, troverò il pavimento del cubo segreto. Eccolo qui, sarà lui che mi aiuterà. Come va? Che fa? Niente. È quella la mercanzia? Oh, bisogna togliere la sabbia, giusto da questi? Dobbiamo! Devi. Quello che vedete è un prato di un campo di calcio. Un vecchio prato di un campo di calcio. Perché il grande Rosario aveva cambiato il manto erboso del campetto e si doveva disfare di 800 metri quadrati del sintetico vecchio. Per il mio progetto di metri quadrati ne servivano 14. Quindi mi sono anche preso il lusso di scegliere quelli con meno sabbia e soprattutto meno consumati. Ah, a proposito, piccola nota a margine. Inizialmente questo doveva essere il pavimento del covo segreto. Poi molte persone mi hanno fatto notare che questo pavimento era particolarmente poco igienico. Ecco perché è diventato il muro che circonda tutto il perimetro fino ad entrare dentro. Ma adesso basta, troppi spoiler. Ricominciamo a buttare energie e sudore. Ho perso un'ora a provare a montare queste mensole che comunque mi risultano storte. Un'ora, due mensole. Un'ora. Allora, non sono proprio effettivamente convinto di quello che sto facendo. Vediamo il risultato finale. Oh, bello storto, come piace a noi. Quello che andremo a fare oggi è molto molto semplice. Lì deve venire una bella parete di mattoni. Ora io non voglio mettermi a fare il muratore. Ecco perché ho pensato di usare quella spugna, che adesso non vedo, per fare le forme e iniziare a fare i mattoni. Ma adesso piano piano vi faccio vedere come uscirà. E così, mattone dopo mattone, minuto dopo minuto, la mia parete iniziava a prendere forma. Ero talmente contento della riuscita del muro che non vedevo l'ora di farlo vedere a qualcuno. Ho impiegato metà della giornata restante a provare guardare come veniva l'inquadratura. Guardate qui. Era un pattern perfetto. Guardate qua. Veramente bello da vedere. Allora oggi proviamo a fare una cosa molto particolare. Tagliare questo coso qui, nel covo segreto non entrerà mai, deve essere alto 1,80 m, più o meno così. Vi faccio vedere lo strumento di morte che userò per tagliare questo coso, mai usato in vita mia, particolarmente pericoloso. Effettivamente fa un po' paura. Iniziamo il taglio. Ho preso le misure un po' in modo grossolano, adesso provo a prenderle come Dio comanda. 2 metri meno 20 centimetri fa 1,80 m. Diciamo che io devo tagliare almeno 23 centimetri, 22 centimetri per evitare di non andare proprio preciso preciso col soffitto. Signori, per essere il mio primo taglio non mi sembra poi così male. Tra l'altro, vedete questo pezzo qui? Questo pezzo qui non lo butterò, perché il buon GG ha pensato proprio a tutto. Vi farò vedere. Volevo che nel covo ci fossero più riferimenti possibili al mio canale. Qualcuno potrebbe pensare che era un abbellimento come altri. Invece per me assumeva un forte valore simbolico. Mi ricordava da dove ero partito. Uno sprono a fare sempre qualcosa di più. Sì, tutto molto bello. C'è questa situazione qui che non è molto bella da vedere. Quello che ho pensato è andarci a mettere uno spessore.
Devo andare a tagliare questo. Faccio questa cosa fuori perché così evito di sporcare all'interno. Ci sono anni e anni di esperienza. Quando non ero fidanzato. Ok. L'ha preciso. Ora prendiamo questi pezzi tagliati con tanto amore e li tagliamo ulteriormente perché bisogna avere uno spiraglio dove far passare la luce. Per questo sfrutteremo la magia del montaggio. Più semplice di così. Ok, adesso mi rendo conto che sembra tutto uno schifo, ma dobbiamo solo lasciare asciugare. Oh, questa alla fine l'ho anche montata. Qui ci ho fatto un buco per far entrare la lampada che era incastrata nel muro. Qui non so se vi ricordate, c'era un bel buco. Addirittura questa lampada si accende, incredibile! In questo momento è un po' decontestualizzata dal tutto, però poi avrà tutto quanto un senso. Non vi preoccupate. Ma adesso passiamo al prossimo abbellimento. Di là. Aspetta un attimo, GG. Capisco che è un abbellimento a cui tieni tanto, ma questo frame dov'eri? Avete ragione, stavo per saltare un pezzo. Come potete vedere dalle immagini, ho esteso l'abbellimento di mattoni a tutta la stanza. Dovevo iniziare a capire gli spazi e quindi ho iniziato a scendere anche la scrivania. E poi ho sceso le luci e ho fatto un po' di prove per capire quanto e come potevo spingermi con l'illuminazione. E alla fine non ero soddisfatto. Non era abbastanza. Allora amici, siamo arrivati più o meno a questa situazione qui. Abbiamo messo la luce principale, ci sono un po' di luci che mi daranno un po' di colore e adesso dobbiamo andare a montare questa, che è tale quella a questa, quindi vorrei evitarvi tutto il procedimento di montaggio. O forse no. Allora, tutto molto figo, eh? Le luci, le clip con l'orsetto, il fatto che stiamo iniziando a fare tutti gli abbellimenti, ma ci sono problemi strutturali veri, perché attualmente il modo per portare l'energia che abbiamo è questo. E non va bene questo, non va bene! Dunque, visto che non sapevo dove sbattere la testa, ho pensato di chiamare lui, lo zio. Adesso siamo pronti, andiamo a prendere i materiali e vediamo un attimo come sistemare questa situazione qui. E dopo ben 51 euro e 50 centesimi spesi, siamo pronti per partire, vero zio? Stiamo andando ad operare. Solo questo pulsantino qui, 11 euro, quasi 12 euro. Che serve per dare corrente e togliere corrente a tutto il circuito. Ebbene sì, parte della grandezza di un uomo sta nel riconoscere i propri limiti. Ed io non me la sono proprio sentita di maneggiare cavi elettrici e rischiare la vita. Ho preferito far fare allo zio, ma dando comunque un fondamentale contributo. Fascette, subito! Dunque, abbiamo terminato! Terminato! Siamo al giorno successivo. È da quando ho iniziato a fare il cubo segreto che tutti quanti mi dicono sempre la stessa cosa. In realtà lo penso anch'io. Cosa vuoi fare con questo soffitto? Quanto fa schifo questo soffitto? Quando ripari questo soffitto? Provo a fare con lo stucco, metti il rasante, metti dei pannelli più spessi, devi fare una copertura. Questa invece è la risposta di GG Morales a tutti questi consigli. Carta adesiva, 1,99€. Ne ho preso 10, ho preso 20 euro. E già fa troppo alto il budget! Per questo soffitto del cazzo. Aspetta che la faccio vedere meglio. Dobbiamo solo vedere, uno, se ho fatto bene i calcoli, quindi riesco a coprire tutto. Due, se si incolla effettivamente, perché adesso ho fatto questa spesa, ma non sono certo che la carta adesiva si incolli. Adesso parte un bel time lapse dove vi faccio vedere lo schifo che farò. È figo, funziona! Bene ragazzi, vi starete chiedendo il perché di un'inquadratura così stretta. Questo perché non voglio spoilerarvi più nulla. Vi manderò direttamente al giorno finale
con tutti gli abbellimenti fatti. Esattamente tra 3, 2, 1. Oggi è il giorno. Oggi è il grande giorno. Ho terminato tutti i lavori all'interno del covo. Ma partiamo dal principio. Io ho detto che sarebbe stato un covo segreto. Difatti, vedete porte? O buchi? No, è completamente mimetizzato nel verde. Dopo essere arrivato nel punto giusto, basta andare ad agire sull'incredibile sistema di sgancio rapido. E boom! Vi ritroverete davanti ad una porta. Dovete sapere che quei pochi fortunati che hanno visto questo luogo mentre facevo i lavori hanno riscontrato il medesimo problema. Il soffitto è molto basso. Ecco perché all'entrata c'è un cartello che recita: il covo segreto. Se questo spazio vi sembra angusto, vuol dire che non ne sei all'altezza. Ho voluto farlo così, tanto per mettere le cose in chiaro. Ma bando alle ciance ed entriamo all'interno. Tutto questo è iniziato da novembre dell'anno scorso, ci ho impiegato quasi un anno per fare questa cosa qui. La maggior parte dei materiali, anche quelli che avete visto soltanto alla fine, che non vi ho fatto vedere il procedimento, sono materiali riutilizzati. Non ho comprato quasi nulla di nuovo. Oltre a quelli lì standard, come il softbox o la ring light, ci sono un sacco di altre luci, anche più piccoline, tipo queste qui, quelle piccole che mi accompagneranno durante gli unboxing e le varie cose. Oltre al fatto che sono calamitate, hanno anche una fotocellula. Questo vuol dire che quando sono attivate e passo, si illumina automaticamente. Gran parte del covo è stato fatto in modo tale che queste luci potessi sfruttarle in qualsiasi momento. Ci sono ovunque posti dove posso attaccarle in modo facile e intuitivo. Se qualcuno ancora non l'avesse capito, quella alla mia destra è una spada laser. E non ci sono una parte figa fatta di luci belle e sfondi decenti, dove vi faccio vedere le cose che faccio sul canale, dove vi parlo in modo logorroico per ore. C'è anche la parte un po' più funzionale, dove ci sono le griglie. E soprattutto una scrivania un po' più da combattimento. Qui sopra ci posso costruire. Questa è una scrivania che mi porto da 5-6 anni. Inizialmente era 3 metri. E con il tempo si è rimpicciolita sempre di più, fino a diventare di 1,20 m circa. In questo piccolo spazio angusto ci sono diversi spazi, anche di svago. Infatti qui abbiamo un bel frigorifero pieno zeppo della bevanda dei campioni. Questa roba qui. A che cosa servirà? Ancora non ve lo dico. Altra piccola chicca che volevo mostrarvi è questa. Il quadro. Non è un quadro qualsiasi, perché questo quadro in qualsiasi momento può essere aperto. E all'interno ci sono materiali che uso durante il vlog, tipo le batterie e via discorrendo. C'era anche un'altra nicchia che non so se vi ricordate, che è lì in fondo. Si vede una nicchia, quindi Alexa imposta tutte le luci di colore bianco. Ok, e questa è un'altra piccola nicchia dove ho altra roba mia. E sì, avete capito bene, tutto quanto è collegato con Alexa. Alexa imposta tutte le luci di colore fucsia e tutto cambia in un secondo. Ve l'ho detto che usciva figo, ve l'ho detto. Come avrete notato, è pieno di cavalletti e stativi per mantenere l'attrezzatura. Cosa manca? Ah, il bottoncino rosso. Ci sono dei momenti in cui la bravura di un vlogger non è abbastanza, in cui bisogna creare una certa atmosfera. E allora c'è il bottoncino rosso. Ricordate il bottoncino rosso? Tirando il carrellino qui sotto. E soprattutto, indietreggiando un po' l'inquadratura, così magari vedete anche voi, si innesca il fumo. Incredibile cortina di fumo! Non si vede niente, raga. Il muto per il vostro canale non sarà più un vostro problema. Ci sarà talmente tanto fumo in questa stanza che non riuscirete nemmeno più a guardare dov'è la telecamera e dov'è l'uscita. Però vedete che bella luce che fa. Vedete che bell'effetto cinematografico. Bene, allora i tizi che mi hanno venduto questo coso mi dicono che è totalmente innocuo, quindi non dovrebbe procurarmi danni di nessun genere. Ragazzi, questo è il mio covo segreto, spero che questo progetto vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un mi piace se vi è piaciuto questo video. Dal vostro amichevole fotografo di quartiere è davvero tutto. Ci vediamo alla prossima. Ah, non ci arrivo!